Allora, buongiorno a tutti, benvenuti al terzo appuntamento con il nostro laboratorio dal basso sul cinema d'animazione. Siamo nuovamente qui con Antonia Silvaggi e Laura Bove, le nostre docenti che ci stanno appunto aiutando a comprendere come e in che modo appunto addentrarci nell'ambito insomma, della progettazione europea, in modo particolare riferita al programma media e al settore cultura, al progetto cultura. Ieri appunto abbiamo già iniziato questo percorso, abbiamo fatto anche delle esercitazioni. Oggi invece cercheremo appunto di entrare ancora più nel dettaglio. Innanzitutto partiremo dall'analisi di, diciamo, di quelli che sono i siti fondamentali per chi insomma si deve occupare di quest'ambito della progettazione, quindi siti dove possiamo trovare bandi, informazioni, news e quant'altro. Poi continueremo appunto ad addentrarci per quel che riguarda la progettazione, occupandoci in particolare di pianificazione e di elementi di budget. È cosa fondamentale, credo, soprattutto perché quando si parla di idee, cercheremo di capire come nel momento in cui un soggetto, ad esempio un soggetto piccolo che non è insomma una multinazionale ma una piccola associazione, eccetera, si fa avanti con un'idea progettuale, insomma nei confronti di un partner magari più grande e che ha appunto più peso a livello economico e diciamo di storicità. Come appunto può una piccola associazione, un piccolo ente può proteggere, può tutelare il suo progetto, la sua idea in questo, insomma, in questo contesto? Ho detto tutto bene? Sì, no, Sì, non ho più o meno. sbagliato, Sì, adesso sì. correggo. Ok, appunto, quindi Laura Bove, Antonia Silvaggi, let's go. Ok. Allora, incominciamo innanzitutto con fare l'esame di come visitare e navigare sui siti europei, in particolare quello del programma Media. Cominciamo subito Sì, con le slide. allora, Vorrei. sì, io ce l'ho. Allora, io sono, insomma, sono una piccola associazione, ho sentito parlare del programma Media, ho bene o male chiare le priorità europee, quindi quelle che abbiamo viste ieri, quindi di un'economia che sia più intelligente, più inclusiva, più efficiente, che aiuti, insomma, una delle priorità europee è quella della occupabilità in qualsiasi settore, no? Data la crisi in corso, eccetera. Quindi diciamo, ho Un un quadro di quadro di riferimento. riferimento. Poi ho sentito parlare del programma Media e del programma Cultura. Quindi so che per esempio c'è un programma che è finanziato dall'Unione Europea che aiuta il settore degli audiovisivi, perché comunque è un settore trainante dell'economia, però ha anche una valenza valoriale, cioè nel senso che aiuta il dialogo interculturale. Diciamo, insomma, trasmette Dei dei valori. valori, quindi lavorando, no, su questi, diciamo, due livelli. E quindi, che faccio? Dove mi oriento? Dove vado? Allora, in linea di massima bisogna sempre tenere in considerazione che per ogni programma, in genere, ma non è detto, c'è un contact point locale, nazionale. Quindi la prima cosa che faccio, vado su Google, metto programma media, c'è un punto di contatto a livello nazionale? Per esempio per il programma media, per il programma cultura ci sono, esistono. Quindi forse il primo passaggio è quello di andare a vedere il sito del punto di contatto nazionale e vedere se c'è qualche cosa che fa per me, per la mia associazione. Quindi adesso iniziamo proprio questa navigazione dei siti. Oltretutto su questi siti si possono trovare sempre delle news, oltre che anche i partner, come poi vedremo, quelli dove ci sono le banche dati dei partner, e ci sono sempre delle news, degli aggiornamenti e tutto ovviamente la modulistica, insomma, sono l'elemento fondamentale di riferimento per iniziare una progettazione. Okay. Voi eravate mai andati sul contact point italiano del programma Media? Sì, diciamo
diciamo, però un po' di tempo fa, quando c'era stata la ci sono andata quando c'è stata la petizione perché Cultural Action Europe? No, c'era la petizione per quanto riguarda, avevano ridotto fortemente i fondi per il settore dell'animazione. Sono andata a vedere anche la petizione. Cioè, alla fine ci sono anche cose di questo tipo che magari vi aiutano anche a fare rete, perché poi. Allora, vediamo un attimo. Quindi, la prima cosa che vado a vedere è mi vado a studiare questo programma media, di cosa parla. Quindi il programma media promuove lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea ormai da 20 anni, insomma, così nel paese. Quindi vedete qui, cioè, vi dice tutto, quali paesi sono eleggibili per partecipare al programma, il budget a disposizione per la programmazione settennale 2007-2013, perché come abbiamo detto... I budget vengono stanziati ogni 7 anni, la programmazione è settennale. Poi, se vedete qui, in genere ogni programma, come vedete, è diviso in azioni, no? Quindi c'è una formazione, cioè ogni anno viene stanziato un budget, no? Questi 755 milioni di euro ogni anno vengono allocati, diciamo. Quindi quindi andiamo a vedere quale azioni, quale supporto ci dà il programma media. Quindi vedete, c'è la formazione, lo sviluppo di opere, la distribuzione, la promozione e queste azioni trasversali e progetti pilota. Ovviamente la distribuzione è al 55% del budget totale, quindi... Beh, anche perché ha anche dei costi maggiori, quindi ovvio che... Però, per esempio, io sono una piccola associazione, mi voglio formare, perché per esempio non andare a vedere anche, no, se riesco a trovare dei fondi per formare il mio staff. Quindi... Le cose importanti poi da andare a vedere, vedete che ogni programma praticamente si basa su una decisione, quindi questa va praticamente letta come la Bibbia, specialmente ogni programma ha una base legale, si basa su una decisione legale e quella diventa il vostro riferimento per i 7 anni. Diciamo che poi però ogni anno è possibile che ci sono degli amendment, dei cambiamenti e quindi ci sono delle integrazioni alla decisione. E le trovate ovviamente sempre lì sul sito, quindi... Quindi, no? Una decisione legale del Parlamento europeo e vedete, è gestito dalla direzione generale, no? Quella che abbiamo visto ieri, la DG, che come vi ho detto è le linee guida, è la strategia, è la visione e poi proprio tecnicamente, diciamo, l'assistenza tecnica, quindi dove vengono pubblicati i bandi eccetera, è qui sul sito dell'agenzia dell'EACEA. Allora, non è male anche andare poi a vedere i documenti, insomma il sito stesso dell'EACEA, quindi sì, vedi, comunque ci sono tutti i riferimenti, andate qui ce l'abbiamo aperto e poi vediamo, questo è il sito dell'EACEA. E come vedete anche qui trovate tutti gli aggiornamenti, come vi ho detto ieri ci sarà un nuovo programma media, perché il vecchio programma cultura e il vecchio programma media verranno fusi in un unico programma, ci sarà un aumento di budget e qui vedete, qui ci sono le novità. Qui dice che comunque verranno mantenute delle azioni del vecchio programma media e poi come dicevamo ieri vedete che c'è l'attenzione molto sullo sviluppo dei pubblici. Quindi è un approccio di lavoro che deve rientrare proprio deve entrare a far parte di una metodologia che applicate sempre, quindi partite sempre dal sito, dai documenti ufficiali e la programmazione generale sempre da tenere alla mano come obiettivi generali europei a cui far sempre riferimento
nella progettazione e poi tutta la parte formale, quindi dell'eleggibilità, ciò che viene finanziato, insomma tutte le informazioni più tecniche e pratiche sono sempre tutte qui. Okay. Poi sostegni finanziari, quindi per esempio prendiamo uno i festival, fammi vedere se magari sono eleggibile per fare domanda per il festival. Quindi vado qui, quindi sostegni finanziari per il festival, quindi vediamo un attimo ecco, il contenuto, quindi film, insomma programmi audiovisivi di creazione insomma, che hanno un taglio europeo, di fiction, documentari, animazione, cortometraggi, lungometraggi. I soggetti leggibili, comunque abbastanza ampia, sì, associazioni, società private, quindi per esempio voi che siete un'organizzazione non profit potete partecipare. Allora qui vedete che per esempio il bando è scaduto, però insomma vediamo qui e vediamo comunque i documenti necessari. Allora, quindi questo è il bando, quindi vado qui, lo scarico. E quindi niente, mi leggo l'obiettivo di questo bando, cosa finanzia, i candidati ammissibili, le azioni ammissibili, i criteri di aggiudicazione, vedete comunque la dimensione europea della programmazione, la diversità. C'è scritto quello di cui parlavamo ieri, tutti i punteggi, quanto valutano ogni punto per aggiudicare i finanziamenti. La diversità culturale e geografica della programmazione, quindi anche cioè, partenariato. Il discorso che ieri abbiamo fatto sui partner, poi magari sono metodologie che voi dovreste applicare anche alla programmazione, quindi magari non tutti i film del nord, non tutti i film del sud, non tutti i film magari, quello che noi chiamiamo l'ovest europeo. Quindi un certo bilancio, quindi quello che abbiamo preso per bilanciare un partenariato, magari lo potete applicare alla vostra programmazione. Comunque fermatemi se qualcosa non è chiaro, oppure se è scontato, se è inutile tutto questo. No. Perché diciamo che l'idea è, quindi questo è quello che si fa, questo è come abbiamo iniziato noi, praticamente niente, ti devi mettere lì e... Sì, alla fine all'inizio si deve studiare tutta si deve studiare molto, diciamo. Fatevi tante checklist, tante sì. Cose da ricordare, parole chiave come abbiamo fatto ieri nel brainstorming, quelli vi aiutano mentre scrivete, magari la rivedete lì, allora rifate il punto e ricalibrate insomma quello che state scrivendo. Ieri, vedete, abbiamo parlato di qualità e del carattere innovativo della programmazione. Quindi perché la vostra programmazione sì e un'altra no? Cioè, che cos'è innovativo? Quindi dovete ragionare sull'innovatività e la qualità, no? del prodotto che presentate, l'impatto sul pubblico, quindi dovete ragionare come il vostro festival sarà aperto più possibile, sì. Coinvolgerà persone che normalmente non sono attirate dal cinema, comunque non entrano nel circuito dei festival, insomma cercare di dare un carattere innovativo che garantisca anche il raggiungimento di pubblici più ampi. L'impatto sulla promozione e sulla diffusione delle opere audiovisive europee, quindi come faccio a misurare l'impatto? Magari vi mettete degli indicatori. Quindi dati, numeri, tutte cose sì, chiaramente identificabili. Sì, per esempio pianificherete una strategia di diffusione online, però se volete per esempio, poi magari lo vediamo meglio, se volete comunque raggiungere un pubblico che non è online, perché quindi magari pensare a un altro tipo di promozione, no? Per rendere il vostro festival più inclusivo. Quindi
Inclusione, un'altra parola chiave. Sì, quindi diciamo che capire bene a chi ti vuoi rivolgere e quali sono i bisogni dei tuoi beneficiari è importante, perché in quel caso direzioni la comunicazione. Se per esempio fai un festival e lo fai per, non so, anziani, cioè diciamo che magari abbiamo anche degli anziani che stanno sempre su Facebook, internet, così, ma purtroppo Sono non tutti. una minoranza. Quindi dovete fare in modo di pianificare una strategia di comunicazione che arrivi direttamente a loro, magari anche tramite, non so, dei volontari. Per esempio, l'animazione con un pubblico più adulto potrebbe essere un progetto interessante, perché ovviamente l'animazione di solito o per i più piccoli, i ragazzi, però diciamo il pubblico adulto è più difficilmente raggiungibile da questi prodotti, quindi avere un qualcosa che sia inclusivo in quel senso può essere interessante. Quindi, vedete che per questa azione, per queste due scadenze, abbiamo a disposizione 3.500.000 euro e 100.000. 500.000, ci vedo, sì, insomma, ma scusate. Insomma, ci sono un po' di soldi a disposizione e, ecco, il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50% del totale dei costi eleggibili. Ok? Quindi significa che voi dovete comunque trovare l'altro 50% a cofinanziamento. Quindi già lì dovete iniziare a pensare se riuscite o meno in qualche modo a trovare quella parte di Può sostenere anche cofinanziamento. privati. Sì. Sia con sponsor, sia esterni, quindi, Sì, sia sì. poi con risorse interne, quindi come avevamo detto ieri, Comunque col se spendiamo gli personale. stessi soldi, Se ce l'hai tu, sì. o Sarebbe solo per esempio quella. se si può fare una campagna di crowdfunding, credo, no? Sì. Per Poi coprire l'altra parte. nel budget praticamente devi scrivere dove troverai gli altri soldi, quindi lo devi indicare. Sì. Quel budget di 3 milioni di 500 euro è il totale per Sì, tutti i progetti legati alla. Non c'è scritto quanti ne finanzieranno? No, cioè, un'idea generale, cioè li vedo un massimo a 75, non riesco a capire Sì, bene. per singolo progetto praticamente ti dice che sovvenzieranno un massimo di 75.000 euro, quindi il tuo progetto Può al totale, massimo essere il doppio di quella cifra lì. sì, Ok. 150.000 euro. 150.000, sì. Massimo. Quindi qui le scadenze e praticamente vedete le richieste devono essere inviate all'agenzia, all'indirizzo tal dettagli e niente, poi praticamente nel bando ci sarà scritto come, se in formato elettronico, insomma i documenti Se ufficiali da vale il timbro presentare, postale, se se vale va il timbro consegnato a mano. postale. Tutto viene Se i consegnato. documenti vanno firmati, se per esempio avete bisogno dei famosi mandati da parte di partner, eccetera. Qui praticamente come vedete non fa, cioè nel senso che si può presentarlo anche un solo ente, non è che deve essere per forza un partenariato, però come vedete la dimensione europea nella programmazione quella viene valutata. Ok, quindi diciamo questo diviene un po' il vostro punto di riferimento, insomma punti saldi dei criteri del vostro progetto. Ok, scusate, infatti forse è un po' meglio anche per voi, scusate. Praticamente funziona così per tutti, anche per Programma Cultura, c'è una gazzetta ufficiale in cui ogni anno viene pubblicata e ti dice le linee generali, dove andare a trovare documenti, criteri di eleggibilità, i paesi, che possono essere coinvolti nelle azioni, il cofinanziamento, il budget massimo che stanzieranno e
insomma, sarà così anche per il prossimo Creative Europe, quando pubblicheranno, diciamo, i bandi. Quindi questa diventa un po' la vostra traccia, diciamo. Il sistema è efficiente, è matrioska, nel senso che è molto gerarchico, però qui trovate veramente tutto. Dovete solo imparare un po' a conoscere i siti, a muovervi, poi diventa sì. più semplice. Diciamo adesso a... è un po' così, però. Sì, diciamo a leggere poi tutte le programmazioni, le priorità, insomma ci vuole un po' di mestichezza, sì, di esercizio in questo. Poi una volta che voi, come dicevo, queste più o meno sono le regole fondamentali per quasi tutti i programmi, anche il programma LLP, si pubblica il bando, quindi sai che è gestito dall'ACEA, quindi lì vai a vedere il bando, c'è il programma, ci sono le linee guida, c'è le informazioni per chi deve fare domanda, e è un lavoro di lettura, insomma, di approfondimento. Richiede tempo, sicuramente. Che richiede tempo. Poi quello che volevo dire, poi più o meno la metodologia è sempre la stessa, poi magari mentre leggete vedete che magari qualche azione richiede il mandato per i partner, un'altra azione non lo richiede, altra azione richiede che costituisce un partenariato, un altro no. Però insomma, tenendo in mente i punti fermi da controllare, quindi, cioè, per esempio, se una settimana prima della scadenza vi rendete conto che un criterio fondamentale per partecipare al bando erano 3 organizzazioni di 3 paesi diversi, di cui una, per esempio, deve essere un'amministrazione locale, e non ce l'avete, cioè il bando, cioè il progetto non vi va, non passa, perché quello è un sine qua non, diciamo, una condizione fondamentale. Quindi poi anche lì valutate se effettivamente fare una corsa fino all'ultimo o meno, diciamo. Purtroppo, insomma, può capitare, ecco. Quindi. Ok. Quindi qua, per esempio, l'antenna media offre, diciamo, una traduzione anche dei documenti. Quindi queste sono le linee guida permanenti, per esempio, dell'azione dei festival 2011-2013. Quindi andate qui. E vi spiega praticamente quello che dovete fare per presentare una proposta di finanziamento, come accedere a questo finanziamento. Qua vi spiega tutto, qui vi dà anche, questa è una traduzione, no, del Desk Italia, però fa sempre fede il documento in inglese, come dicevamo ieri. Qui, vabbè, storico delle versioni, insomma, tengono traccia, no? Perché diciamo che l'agenzia, l'ACEA, la commissione, comunque ogni volta valutano, no? Non so, i criteri di selezione, se sono stati troppo rigidi, oppure non so, per esempio nel programma cultura durante il corso degli anni era cambiata la percentuale di subcontracting, perché comunque tanti artisti lavorano a partita IVA, quindi ci sono cose che possono cambiare durante gli anni, la modalità di partecipazione o di presentazione della domanda, perché comunque anche loro sperimentano dei metodi che funzionano di più, magari, e quindi, cioè, insomma, possono modificare. Per esempio anche nel programma LLP all'inizio c'era un formulario che veniva compilato tutto online, però era ingestibile perché sono progetti che poi, tipo di 100 pagine, il formulario praticamente si impallava sempre.
E quindi alla fine, per esempio, hanno diviso, fanno una parte un PDF online, una parte in Word che poi tu attacchi al PDF insieme al budget, eccetera, e diventa più leggero. E quindi, ecco, queste sono cose a cui magari dovete fare attenzione, quindi leggendo ogni volta, ogni anno. Gli allegati da Sì. presentare e non so, tu mettete la domanda l'ultimo giorno perché si impalla Sì, perché sì. sempre. No, Sì, perché tutti lo sottomettono oppure l'ultimo giorno e quindi è proprio il sistema che va in tilt e vuoi ancora di più, quindi sì. insomma. Oppure per esempio utilizzate un Mac e non un PC, quindi comunque dovete fare un po' di test, un po' di prove, perché alcune volte, no, la diatriba tra il sistema Mac e PC si ha, diciamo. Diciamo che tutti i formulari sono per tutti e due i sistemi, ovviamente. Però mi ricordo l'anno scorso quando abbiamo sottomesso un progetto, oddio, non parte, non fa, perché facciamo un computer Mac e poi alla fine scarica, fai così. Diciamo All'ultimo che secondo. sì, quindi prevenite, diciamo, tutti queste. Poi, cioè, può essere, è possibile anche che per i prossimi 7 anni rimane sempre tutto uguale, eh? Cioè, non lo so, però questa è un'esperienza che abbiamo visto noi, che alcune modalità di presentazione erano cambiate, quindi è bene per voi tenerlo in considerazione. In genere Sette. sì, Ah, sì, cioè, queste modalità di partecipazione in genere annuali. Però ecco, come dicevo, magari per i prossimi 7 anni invece vedono che il primo anno va tutto bene e le modalità rimangono uguali. No, 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 perché comunque in genere, come vedete, per esempio, ecco, per i festival ci sono due scadenze. Devo dire, adesso non so, per esempio, per i festival, se magari lo cambiano annualmente oppure, comunque voi controllate sempre perché. Alcune Anche se ve lo volte dicono, andate comunque a controllare. sì, perché per esempio succede alcune volte che per esempio l'Excel ha un bug e magari tanti iniziano a usare l'Excel e magari non funziona, quindi informano Lo le ACEA di cambiano, eh. questo e quindi magari aggiornano la versione dell'Excel, è capitato, anche una settimana prima della scadenza, quindi rifai tutto il budget sul nuovo Excel. Diciamo che la tecnologia aiuta Complica. certe volte. Sì, e quindi per questo, insomma, ci deve essere sempre una persona che prende in mano le redini, no? di questa cosa e monitora il processo di submission. Sì, proprio solo da un punto di vista formale, quindi al di là dei contenuti. Sì, quindi per questo è importante, cioè, scrivere un progetto europeo, almeno due, tre Almeno due persone. persone, cioè, lo puoi fare anche da solo, insomma, con la pratica, eccetera, però diciamo, lo scambio no, aiuta, diciamo. Almeno questa è esperienza Sì. nostra, però insomma, poi ognuno fa insomma, come. Quindi vedete qui. Vabbè, l'indice, qui ecco, vedete l'introduzione, vedete la base giuridica, quindi quella famosa base legale che vi dicevo che dovete diciamo, imparare. Qui ci sono le definizioni, perché comunque per capire di cosa si parla, gli obiettivi del programma, le priorità. C'è il calendario, il budget disponibile, i criteri di eleggibilità, quindi le organizzazioni eleggibili, i paesi eleggibili, le attività eleggibili, le candidature eleggibili, la capacità operativa e finanziaria, se è previsto un audit o meno. Quindi vedete che qui le condizioni finanziarie, ecco qua i criteri di assegnazione, quella World Criteria di cui parlavamo ieri, quindi tot punti sulla qualità, sulla programmazione, eccetera. E qui insomma, Contratti. insomma, vedete che trovate tutte le informazioni di cui avete, diciamo, bisogno. Per esempio, è anche importante magari andare a vedere chi è stato, per esempio, finanziato sia a livello europeo che italiano no? Con questo programma media, perché magari vi fate un'idea anche
di come loro di quanto budget hanno chiesto, della programmazione che hanno in corso. Quindi vi aiuta Sì, quello è questo. molto importante perché Sì. così capite in che modo organizzare anche il vostro lavoro. E i progetti approvati sono sempre in questo sito qui? Sì, adesso vediamo. Quindi vedete la base giuridica. In ogni caso, anche quando un progetto non passa, voi avete comunque la feedback da parte dell'agenzia che vi dice la valutazione com'è andata, qual è stato il punteggio, qual è stato carente, e quindi potete anche pensare di riproporre la scadenza successiva allo stesso progetto migliorando quegli aspetti. Sì, diciamo che ecco, la progettazione non è, diciamo, pagata, quindi è un investimento che voi fate. E a meno che magari non lo fate per un altro ente che no, investe in voi e voi gli curate questa parte. E sì, diciamo che l'esperienza aiuta. Anche noi, per esempio, tanti progetti non sono passati la prima volta, abbiamo accolto le valutazioni che c'erano state inviate, le abbiamo migliorate, poi la seconda volta è passato. Insomma, è anche un po', diciamo, l'esperienza, no? Che vi aiuta in questo campo. Vedete qui, insomma, le definizioni, i film leggibili, vi spiega un po' tutto, gli obiettivi, ecco, gli obiettivi e priorità, gli obiettivi specifici, l'ho visto ieri, le priorità. Il calendario, devo andare un po'. Ecco, vedi, ogni anno, insomma, si prega di leggere attentamente la sezione, sulle procedure di presentazione delle proposte. Ecco qua, poi i festival selezionati saranno informati entro le 2 settimane successive alla decisione della commissione. Ovviamente anche sapere tutto il ciclo di progetto, quando praticamente quando avrete poi la valutazione finale, quando saprete che il vostro progetto è passato o meno, è anche bene in una programmazione di qualsiasi organizzazione tenerne conto, no? Quindi perché spesse volte tu inizi a lavorare a dicembre, per esempio, la scadenza è a fine gennaio, inizi febbraio, la decisione dell'approvazione a voi viene data a luglio. I progetti poi in genere iniziano dal 1 ottobre o dal 1 novembre, quindi anche per voi, no? Programmare questa cosa internamente. Ecco, qua per esempio per i festival è un po' più celere, no? Sì, Perché entro le 2 settimane successive, quindi voi vi vedete dovete essere anche. pronti a partire praticamente subito. Sì. Il budget è disponibile, come ho visto prima, i criteri di eleggibilità, quindi andate a vedere, a leggere, la personalità giuridica, quindi. E le persone fisiche non possono accedere a tale contributo, quindi dovete essere un'associazione, L'associazione. insomma, dovete avere in qualche modo una personalità giuridica. E qui vi chiede la scheda di identificazione bancaria, la scheda di personalità giuridica. La scheda di identificazione bancaria in genere praticamente scrivete il vostro conto L'autocertificazione. corrente e in genere deve essere firmato anche dalla banca o dal vostro presidente legale rappresentante. La scheda di personalità giuridica in genere si mette. Non so, l'iscrizione al REA, alla Camera di Commercio, l'anno di fondazione, se siete un'associazione, un SRL, diciamo quello. È sempre firmato da voi. Ecco, per esempio, poi vi chiedono una copia del certificato di registrazione dell'organizzazione, se per esempio.
Ecco, ristretto la Camera di Commercio, la Gazzetta Ufficiale, alcune volte lo Statuto, ecco, vogliono l'indirizzo della sede, per esempio, sociale, tutte quelle informazioni che servono a mettere in evidenza che voi siete una, sì, una personalità, un gruppo, insomma, una personalità giuridica. Lo Statuto, qua chiedono, per esempio, copia del certificato di attribuzione di partita IVA. Incluso il numero di partita IVA. Allora, in genere l'IVA non è un costo eleggibile, cioè l'IVA non è un costo eleggibile per la comunità europea, però se voi dimostrate che non potete scaricare l'IVA, cioè che comunque non la recuperate, loro valutano e magari e invece diventa un costo eleggibile. Anche perché poi ovviamente c'è una bella differenza nella fare un budget con o senza IVA, insomma. Sì, infatti sì. Lo spalla completamente. Perciò bisogna capire come associazione, come ente, Sì, se la recuperate o no. o meno. Perché poi ovviamente quando voi rendiconterete dovete rendicontare, non so, il netto, non l'IVA. Perché tanto poi quella la pagate, sì, ma poi la recuperate, no? Perché l'IVA è un giro, diciamo. Poi qui i commercialisti. Sì, infatti. sì, in genere poi qua, ecco, nel caso in cui la persona è autorizzata a firmare tutti i contratti con l'agenzia, ovviamente il legale rappresentante dell'organizzazione è quello che firmerà, no, sempre tutti i contratti, diciamo, con l'agenzia. Quindi qua vi dice i paesi eleggibili, le attività eleggibili. Allora, vedete qui? Sono accettate solo le domande di candidature presentate ai soggetti eleggibili che organizzano festival audiovisivi nei paesi partecipanti al programma media. Almeno il 70% della programmazione eleggibile presentata al pubblico durante il festival e dettagliata nel catalogo ufficiale deve essere europea. La programmazione europea deve rappresentare almeno 10 paesi partecipanti al programma media. Quindi già questo vi dà un target fondamentale quando programmate il festival, per cui 10 paesi partecipanti, cioè il 70% dei film rappresentanti 10 paesi. Vuoi il microfono? Però già si è costruito un partenariato che non dico che sia di 10 partner perché diventa anche difficile da gestire, però già ha 5 partner per esempio. Già avete la metà dei paesi coperti e. Sì, diciamo. Nel Sì, senso è nel più senso facile che che. abbiano contatti nel loro Sì, paese, sì. ovviamente con Sì, tutto. purtroppo per questo dico, se siete una piccola associazione, ecco, se volete imparare bene come si fa domanda per una sovvenzione, a un finanziamento, così conviene lavorare in partenariato con un altro festival, per esempio, o comunque cercare dei bandi o dei programmi che sono un po' più fattibili, no? Anche per piccole associazioni che entrano, Magari per sì, per iniziare. iniziare. Però magari ecco, voi Sì. avete Infatti già lavorato nel settore, già avete eccetera, dei avete già contatti a una livello rete europeo. potente, quindi Perché non provare? sì. Quindi dovete un po' valutare, no? Questi aspetti. O magari chiedere un finanziamento per un'altra linea, contemporaneamente pensare più in grande alla stessa idea e fare domanda per media, che non è più media, ma la Creative Europe. Sì. Quindi leggete bene anche qui, per esempio, vedete che sono richieste le firme ufficiali di inviati entro la data di scadenza. Quindi, non so, spesse volte il legale rappresentante non è, diciamo, il, la
il segretario generale, no, di un'associazione, per esempio, magari voi siete piccoli, il regale rappresentante lavora con voi, però se per esempio lavorate per un'altra organizzazione e sapete che il regale rappresentante è da un'altra parte, se non firma il documento, cioè tutto lavoro perso, diciamo. Criteri di esclusione, sì, le leggete, in genere, vabbè, ovviamente, ecco, praticamente sì, se li leggete che non un po' i principi generali, diciamo, se sei un'organizzazione che magari ha avuto problemi, non so, con la giustizia, un membro ha avuto problemi con frode fiscale, sì, o in procedura di fallimento, insomma, questi sono i criteri di esclusione un po' generali, insomma, che si trovano un po' in tutti i bandi, però leggeteli. Alcune volte, ecco, vedete, dovete firmare anche una dichiarazione in cui voi dichiarate che non siete in nessuna di queste posizioni, diciamo, in questi stati. Perciò è importante fare una checklist, perché anche all'interno di tutte queste cose, di questi box, richiedono vari documenti, quindi voi man mano ve li scrivete in modo che siete sicuri che non ne perdete nessuno. Per esempio, i criteri di selezione, quindi vi giudicheranno sulla vostra capacità operativa, quindi il curriculum vitae rappresentante legale della società, il curriculum vitae dei responsabili, il sommario delle attività tanti, del candidato quindi, nel corso degli ultimi, ecco, 3 anni. Allora, per esempio, voi in qualsiasi progetto, se dite che, ecco, voglio fare un progetto di ricerca e poi non mettete un profilo di ricercatore nel curriculum vitae, loro vanno a vedere e dico, cioè, non è congruente. Non con è congruente, diciamo. Quindi fate richiesta per dei soldi che poi in realtà non provate che siete in grado di portare a termine quella attività, perché comunque non avete il profilo giusto. Quindi i curricula devono essere sempre coerenti con le attività e con gli obiettivi del progetto. Sì. Anche qui, insomma, ci servono persone che curricula, insomma, di persone che sanno gestire, no, dei festival, personale amministrativo, responsabili, e ecco, un sommario delle attività del candidato nel corso degli ultimi 3 anni. Quindi già leggendo qui vedete che dovete avere un'attività di minimo 3 anni per partecipare. Qui vi chiedono anche la capacità finanziaria, però solamente per i candidati che richiedono una sovvenzione superiore a 60.000 euro. Quindi, per esempio, se fate domanda per un 30.000 euro di grant, ve la dovete chiedere. Il fatto è che adesso noi stiamo vedendo nel dettaglio questo, però per farvi capire, no, le cose fondamentali che dovete tenere, però è possibile che che nella nuova programmazione magari cambiano queste cose, quindi, però giusto, non so se va bene questo lavoro che stiamo facendo, se vi aiuta comunque a capire, e come dicevo prima, diciamo che, ecco, adesso magari ne prendiamo un altro del programma cultura, giusto per comparare, vedete che poi alla fine vi richiede sempre le stesse cose, più o meno. Fondamentalmente sono i criteri richiesti, no, credo che si senta, i criteri richiesti, insomma, diciamo nella maggior parte dei bandi, sì, bene, ovviamente, però a un livello molto più ampio, sì, appunto, però bene o male, ecco, diciamo, le basi sono quelle. Sì, come vi dicevo, per esempio nell'LLP, nella programmazione passata, c'erano queste azioni che venivano gestite dalle agenzie nazionali, che per esempio non richiedevano tutto questo, non richiedevano di dimostrare la capacità finanziaria o la capacità. Certo, nell'application form tu dovevi sempre descrivere la missione, quello che facevi, quindi
un po' di l'organizzazione la dovevi dimostrare in qualche modo, perché comunque venivi valutato anche su quello. Però cioè non venivi giudicato, insomma, sui 3 anni, su quello. Infatti, per iniziare Per sicuramente è un progetto di quelli iniziare un molto più progetto, accessibili. sì. Magari ecco, sì, di messa in rete, di festival dell'audiovisivo, o comunque di persone che vogliono migliorare, non so, le competenze per l'organizzazione dei Anzi, poi magari festival. facendo questi piccoli progetti si entra ovviamente già in una rete europea, per cui aumentano i contatti, le conoscenze e magari si decide di presentare insieme un progetto più grande per questo. Quindi è importante anche iniziare con piccoli progetti che non ti danno questi grandi guadagni, ovviamente, ma che ti permettono di creare una base poi per il lavoro successivo. Nel programma Cultura non c'erano queste linee di finanziamento così semplici sulla mobilità, però la mobilità degli artisti era Sì, una priorità. una priorità. Però sono, diciamo, organizzazioni che sviluppavano dei progetti per facilitare, no, la mobilità degli artisti, perché, diciamo, si parla tanto di mobilità degli artisti, poi per esempio nei paesi in cui occorre il visto per, no, creare eventi, eccetera, magari l'artista non può andare perché il visto non gli è stato approvato. Questo è un problema, specialmente con i paesi extra Europei. europei. Sì, purtroppo anche lì si lavora su 2 livelli. Quindi ecco, anche quando si lavora con i paesi extra UE è una cosa da tenere in considerazione, anche Anche nei i tempi, i costi tempi, i di costi del spostamenti che visto. ovviamente sono più onerosi. Sì. Qua la revisione dei contabili non applicabile, perché ultimamente, nell'ultima azione cultura, praticamente avevi l'obbligo di allocare nel budget una somma per un audit esterno. Quindi dovevi allocare al budget i soldi per una società che ti veniva a fare l'audit, La la valutazione. valutazione. Poi ovviamente l'audit viene fatto anche dalla Commissione europea, no? Come abbiamo detto ieri, entro 5 anni. Però nell'ultima, sì, linea finanziaria del programma Cultura era richiesto proprio, Quindi ricercare una società che sì, si occupa di valutazione. un preventivo, quindi sai quanto ti può costare, lo metti a budget, e quello è un costo eleggibile. E diciamo era proprio una cosa, diciamo, Richiesta. che ti veniva richiesta. Ecco, vedete i criteri di assegnazione, quindi la dimensione europea della programmazione, quindi come fai a dimostrare, no, la dimensione europea della tua programmazione? Quindi sarà presa in considerazione la quota di programmazione dedicata ai film europei. La diversità culturale e geografica. Comunque, già come soglia minima 10 paesi partecipanti, Minima, quindi se ne minima, mettete di più è meglio. sì, Sì, è vero, se mettete più film che rappresentino altri paesi europei, ovvio che la percentuale di punteggio aumenta, quindi. qualità, la natura dell'innovatività, quindi comunque, come vedete, poi i discorsi che abbiamo fatto ieri, no, ritornano, no, che sono un po' trasversali poi a tutti i progetti europei. L'impatto sul pubblico, nonché le azioni per promuovere la media literacy, in particolare la film education, quindi quello potrebbe Questo essere per voi, progetto no? no. No, potrebbe essere un altro modo di finanziare le vostre attività. L'impatto sulla promozione e la circolazione di opere audiovisive, quindi i dati sulle vendite, i meccanismi messi in attivo per il festival per agevolare l'accesso al mercato dei giovani professionisti europei, la partecipazione dei professionisti accreditati, le condizioni finanziarie. Ok, non so se. Sì.
Forse... Ecco qua le condizioni contrattuali e le procedure di pagamento. È comunque sempre bene capire le condizioni contrattuali. Alcune... Spesse volte mettono dei template perché dei template del contratto che poi voi come beneficiari firmerete con l'agenzia. Sicuramente leggerlo in anticipo aiuta anche in fase di progettazione, perché per esempio, magari adesso lo vediamo anche con la pianificazione, la disseminazione dei risultati è molto importante, è praticamente una cosa fondamentale nella progettazione europea. Anche leggendo il template vi rendete conto quanto è importante, anche leggendo il contratto con l'agenzia vi rendete conto quanto è importante, per cui l'impegno che prende, quindi sì, dovete anche allocare una parte di budget per quello. Ecco, per esempio, vedete, qui vi dicono come saranno effettuati i pagamenti, quindi è comodo anche per voi capire come, quindi in genere a progetto approvato vi finanziano il 75%. Entro il 30 giorni. Sì. Entro 2 settimane dovete iniziare. E poi praticamente il restante verrà, diciamo... erogato alla fine a seconda, no, dei costi che veramente voi avete in corso, che avete sostenuto, quindi con la presentazione di ricevute, fatture. Allora, vedete, certificazione sul rapporto finanziario e contabile, quindi il rendiconto finale insomma, sarà fatto sui costi realmente affrontati. Qua dice certificato da un revisore contabile esterno accreditato. Beh, poi questi insomma, sono tutti insomma, dettagli. Potrebbe, no, chiedervi una fideiussione, ma non è detto, dipende. Ma come ho detto ieri, per esempio l'Agenzia Nazionale chiedeva una fideiussione anche per i progetti quelli piccoli di mobilità. Quest'anno a noi è passato un altro progetto Leonardo e quest'anno non l'hanno chiesta. Quindi anche lì dipende alcune volte. Però per esempio, se già voi sapete che c'è l'eventualità, non è facile trovare una banca, un'agenzia di assicurazione, quindi nell'eventualità comunque iniziate a contattare, no? Perché poi comunque anche sì, per un preventivo i tempi di erogazione di questa rilascio grazie di questa fideiussione, perché ovviamente prima riuscite a presentare anche tutti i progetti, prima comunque firmate il contratto e prima, no, avrete la tranche, diciamo, di finanziamento e quindi iniziare. L'anno scorso praticamente avevamo saputo che c'era passato un progetto a fine luglio e inizia a cercare una fideiussione ad agosto. Per fortuna insomma l'abbiamo trovata eccetera, però abbiamo iniziato già a priori, perché non è facile, perché poi le stesse compagnie assicurative, le banche vogliono determinate garanzie. Quindi magari anche questo tramite il vostro network, no? Magari associazioni che conoscono, che vi possono indirizzare, quindi per questo anche il network locale è importante. Allora, il doppio finanziamento ovviamente a livello europeo non è...
consentito. Consentito. Quindi, per esempio, in genere, quando tu fai domanda per un finanziamento europeo, loro ti chiedono quali altri progetti stai presentando sullo stesso programma, oppure quali progetti hai presentato negli ultimi 3 anni, perché insomma vogliono vedere se tu non stai chiedendo, per esempio, lo stesso finanziamento per lo stesso progetto o comunque la stessa attività. Con un altro nome, sì, con un altro titolo, con un altro programma, eccetera. Nel senso che magari all'interno di un festival eventualmente, no, ci sono magari attività educative. Quindi lì eventualmente, se pianifichi bene, se lo strutturi bene, magari potrebbe essere finanziato un altro programma europeo, perché comunque i costi sono legati a quell'attività specifica. Però, per esempio, non è che puoi pagare il costo di un, chiamiamolo così, del viaggio di un docente su, per esempio, sul programma LLP, e poi però lo rendiconti su tutte e due le linee di finanziamento. Quindi diciamo che non, comunque i controlli incrociati vengono fatti, per cui non insomma. Allora, qui i costi eleggibili, anche qui ogni volta che compilate un budget c'è una lista di costi eleggibili, anche quella lì dipende sempre dal programma, dipende sempre dall'azione, quindi dovete un po' andare a leggere quali sono i costi eleggibili. In linea di massima sono tutti quei costi che vi servono per, se giustificati, se vi servono per implementare quella attività. Quindi volete organizzare un workshop, ecco, avete dei costi, diciamo, sì, relativi al festival, eccetera, quindi anche compilando il budget sapete eventualmente cioè, cosa mettere, diciamo, no? Per esempio, se non finanziano computer, beh, non ce li mettete, diciamo, come posso dire, perché magari non è un costo riconosciuto, finanziabile. Ok. Quindi sono i costi eleggibili, sono i costi relativi alla presentazione dei film europei, ai talents che accompagnano i film europei, al catalogo ufficiale stampato alla guida del programma. Quindi, diciamo, sono abbastanza chiari i criteri, cioè quello che vi finanzieranno. Quindi i costi eleggibili di azione sono i costi reali sostenuti dal beneficiario che rispettano i seguenti criteri. Allora, quindi, sono generati durante il periodo dell'azione come specificato nel contratto. Quindi, non so, il festival è dall'1 al 3 agosto, e i costi devono essere intercorsi in quel lasso di tempo, diciamo, e quindi è la data della fattura, no? che è importante. Sono direttamente collegati all'oggetto del contratto indicati nel budget preventivo generale dell'azione. Quindi non, adesso dico così, voi avete messo a costo il catalogo, non so, dei costi per stampare il catalogo, e quindi diciamo sono costi quindi collegati all'oggetto del contratto indicati nel budget preventivo, però beh, diciamo, questo è molto ristretto come budget. In linea generale, se per esempio vi rendete conto che in realtà poi, non so, le spese di traduzione, per esempio, spesse volte vengono allocate delle spese di traduzione, e poi invece si rende conto che si riesce a usare delle risorse interne. E quindi in genere si chiede, per esempio, alle ACEA se eventualmente quei costi allocati per quell'attività se si possono spostare su un'altra voce di budget. E, oppure in corso d'opera vi rendete conto che, non so, non avete messo un meeting di partenariato che invece vi sembra importante? Spesse volte, cioè, si può fare, bisogna sempre comunque confrontarsi con le ACEA per vedere se si può mettere poi a budget
diciamo, quel costo. Ci sono dei limiti ovviamente per questi spostamenti all'interno del budget, poi devono essere sì, sempre comunicati ufficialmente alla CEA, che vi risponde ufficialmente in modo che avete l'autorizzazione a farlo. Ma gli spostamenti del budget si possono fare solo una volta che è stato già approvato il progetto? Oppure Sì. Sono necessari, insomma, come, per la messa in atto dell'azione che è oggetto del finanziamento, sono identificabili e verificabili, verificabili tramite le fatture, diciamo che cioè non potete mettere dei costi che... diciamo il principio poi che regola anche tutta la rendicontazione europea, o comunque quando si scrive un budget europeo, è good money for value. Quindi nel senso, adesso, cioè, per esempio, i biglietti di prima classe non sono accettati. Andare in business, ma sempre cercare, insomma, quelli che sono più economici. Sì, anche quelli del contratto, comunque del subcontracting, degli appalti, c'è tutta una procedura che ogni anno un po' cambia questa procedura, quindi magari sotto una soglia di tot euro non c'è bisogno di presentare tre proposte, invece tra 10.000 e 20.000 euro due proposte, quindi solo anche queste sono cambiate ultimamente, quindi anche lì bisogna sempre un po' stare un po' al passo dei tempi, perché ovviamente le cambiano a seconda, ecco, se vedono che... Delle consuetudini, poi, di quello che succede nei progetti precedenti. Sì, sì. Per esempio, un'altra cosa, per questo la pianificazione è importante, se per esempio... avete un meeting in Inghilterra e fate il biglietto all'ultimo momento e viene a costare 800 euro, è difficile che ve l'accettano. Perché, loro dicono... Già tutto pianificato, sì, lo sapete già da 3 mesi, quindi... Sì, loro dicono, beh, avresti dovuto accettarlo prima perché sono eleggibili i costi di assicurazione, no? Per di cancellazione volo. Per cui... per esempio un altro progetto europeo, per esempio avevamo dei partner lituani che dovevano venire in Turchia e il biglietto dell'aereo gli costava 700 euro, in quel caso non era perché era stato acquistato proprio a ridosso, era perché tutti gli spostamenti comunque diciamo erano di più del budget preventivato. E quindi è buona norma, per esempio, andare sui Dreams, no? E vedere più o meno quanto ti può costare tutti gli spostamenti, perché fare per questo media, ci vuole... Non scegliere subito quello più basso, ovviamente. Sì, cercatevi di tenervi sempre un pochino alti, perché almeno... No? Anche perché poi magari trascorre un anno da, un anno. Quando fate la domanda, quando viaggiate, insomma, considerate anche questo. Sì, e quindi avevamo chiesto alla CEA, guardate il nostro partner, insomma il biglietto a persona gli costa così, e lui ha detto va bene, insomma è giustificabile, cioè nel senso che, sì, ovviamente poi per esempio se, cioè allora voi per esempio richiedete 30.000 euro, e alla fine vi rendete conto che tra, non so, costi di viaggio eccetera avete speso 35.000, niente, l'agenzia vi dà 30.000, cioè non è che vi dà 35.000, quindi il spostamento si possono fare più o meno all'interno di quei 30.000 euro, però se alla fine vi rendete conto che invece avete, non so, speso 35.000 euro, niente, voi avete chiesto 30.000 e 30.000 vi viene finanziato. Che ore sono? 11. Ok, vi ho. Quindi vedete, sono ragionevoli, giustificati, rispettano gli obblighi relativi alle leggi fiscali e sociali applicabili in ogni paese, includono l'IVA non deducibile, a meno che questa non sia correlata a attività di enti pubblici negli stati membri. Per esempio, l'IVA per
gli enti pubblici non è mai riconosciuta, non è un costo eleggibile. Ecco, per esempio, la contabilità interna del beneficiario, le procedure di revisione, insomma, devono permettere una riconciliazione diretta dei costi e delle spese. Ah, una cosa che non vi ho messo adesso leggendo qui, mi è venuto in mente che ultimamente, specialmente per la gestione dei progetti LLP, la Commissione europea aveva fatto un kit su come anche catalogare, archiviare i documenti, perché se viene un audit, allora loro devono vedere, ah ok, questa è la fattura, insomma dovete essere anche bravi ad archiviare. Questa è la fattura, non so, dell'agenzia di viaggio per i biglietti di... queste sono le carte d'imbarco, queste, insomma, dovete anche... Quindi ecco, adesso ve lo inserisco nei documenti da dare, perché comunque, come dicevo, più o meno, ecco, magari sono un po' diversi, perché ecco, come questo budget, con questo del festival, magari ci sono, no, dei costi specifici che vi vengono riconosciuti, però magari voi avete intenzione di fare domande anche, no, per altri programmi europei. Quindi, in linea di massima, le regole del budget europeo, diciamo, sono queste qui. Qua per esempio vedete qui, se la natura di un'azione lo richiede e se il candidato ne fa richiesta, i costi sostenuti prima della data di sottoscrizione della convenzione possono essere eleggibili, perché eventualmente voi dovete, no, iniziare a prendere biglietti, non lo so, dei costi, sì. E in genere no, in genere se voi dite che il progetto inizia, cioè voi praticamente funziona così, una volta che il progetto in genere è approvato, praticamente l'agenzia vi richiede quando è che volete iniziare il progetto, magari voi nella vostra proposta avete messo il 1° ottobre, però non so, l'agenzia vi ha fatto sapere a fine luglio, no, che il progetto è stato approvato, quindi vi dà la possibilità di effettivamente indicare quando volete iniziare con le attività. È il 1° novembre, quindi per esempio già l'agenzia sa di per sé che, no, le attività saranno slittate di un mese. E quindi voi avete indicato la data del 1° novembre, quindi l'agenzia vi invia il contratto alla firma e c'è scritto che i costi eleggibili saranno dal 1° novembre per 24 mesi fino al 30 ottobre 2015, diciamo. Quindi se comprate un biglietto e quindi la data della fattura dell'agenzia o online, eccetera, è il 30 ottobre, no, è prima della data di eleggibilità dei costi e non c'è... e non, cioè, no, non ve la approvano, sono molto strict, insomma sono molto rigidi su questo, però per esempio qui hanno, diciamo, questa flessibilità, vi danno, diciamo, questa flessibilità, e quindi però, diciamo, deve essere in qualche modo sempre giustificato e quindi concordato con loro prima. Qui c'è una serie di, ovviamente, di costi ineleggibili, che sono un po' ovviamente quelli generali, insomma, di buon senso, che non, che, insomma, che non sono, non, che non, non vengono coperti dal budget. Quindi presentazione del budget preventivo dettagliato, quindi ecco, avete il budget, no? Dovete presentarlo secondo il formulario che vi danno loro. Saranno accettati solo i budget presentati utilizzando i formulari ufficiali di budget, quindi devono essere firmati, vedete qui, e qui vi spiega un po' come, cioè quali sono, come praticamente compilarlo il budget. Ok.
La convenzione di terzi, non so se magari questo lo prendiamo dopo. Sì, anche per lo sottomano. Volevo vedere un attimo un'altra cosa. Parte B sono i costi cofinanziati, ecco, mentre il budget del festival è diviso. In parte A, i costi non cofinanziati dal contributo media, e quindi qua vi spiega quali sono i costi invece che sono finanziati dal contributo media. Quindi la Quindi, prima parte sta a voi, insomma. sì. E questo qua sono, come abbiamo visto prima, i costi eleggibili dell'azione. Allora, poi andiamo un attimo il subcontraente, quindi vedi, qua vi spiega come funzionano le procedure per l'appalto. Ah, ovviamente evitare conflitti di interesse, insomma, bisogna stare attenti. Ah. Subappaltare Sì, sì. Esatto. Ma in Italia non vale, No, infatti. no, infatti. No, questo infatti Però questo è è un'eccezione livello europea. europeo. Sì, Sono tutti parenti. Sì. Poi, per esempio, la pubblicità, magari lo ripeto, lo diciamo adesso, poi quando iniziamo la pianificazione, magari lo ripetiamo. Ovviamente, quando voi accedete ad un contributo europeo, dovete pubblicizzare che è stato finanziato dalla Commissione Quindi c'è europea. tutta una Sì, dei regolamentazione per l'uso dei login, insomma tutto il loghi con il. pacchetto comunicazione, sì. Sì. Adesso, per esempio, è possibile che non vi finanziano. Se, per esempio, stampate il catalogo, qualsiasi. Aspetta, ce n'è uno qua. Dopo ve lo facevo, insomma, vedere. Per esempio, questa è una cosa che abbiamo fatto un altro progetto europeo, abbiamo messo il logo, eccetera. Quindi questo è un costo eleggibile che ci viene, diciamo, riconosciuto, la stampa, eccetera. Fate una pubblicazione, un handbook manuale, quindi se mettete il logo vengono riconosciuti tutti i costi, sia del personale che proprio questi materiali, no? Per la stampa. Se non lo mettete, magari vengono riconosciuti i costi dello staff, però non viene riconosciuto questo. Quindi poi questi sono soldi che non vi vengono approvati e magari ve li scalano poi dalla rendicontazione finale, eccetera. Quindi sì, quindi dovete, insomma, fare attenzione a questo. Poi deve essere, in genere viene sempre messo nella prima pagina, sul sito, insomma, ben visibile come cosa. Vabbè, qua vi spiegano la protezione dei dati. Qui ecco la procedura per la presentazione delle domande di candidatura, quindi ecco, dovete, no, fare attenzione su come. Quindi, insomma, lo leggete, vedete, no, tutti i documenti che dovete allegare, eccetera. Ok, le domande di candidatura via fax o tramite posta elettronica non saranno accettate, quindi insomma dovete anche. A volte richiedono sia l'invio online che quello Quello cartaceo, cartaceo. molto solo cartaceo. Per esempio, nelle ultime call dell'LLP poi hanno tolto questa cosa del cartaceo. Tutte stampi Sì, poi praticamente delle cose due così, ci vuole il copie, quindi. carretto per portarlo a Bruxelles. Pensa quante gliene arrivano. Pensa quante gliene arrivano. Sì. Allora, se ritorniamo un attimo qui. Ecco, questo è il formulario di candidatura, il formulario di budget. Vedete, qui vi spiega i criteri di selezione. Allora, avevo visto che. Vorrei approfondire più che altro questa questione su parte della diaspora, Sì. perché ieri mi sono dimenticato di chiederti quando parlavi dei partner Sì. qual è la maniera più
funzionale di strutturare i partenariati, perché abbiamo detto ieri che non ha senso inserire dei partner di facciata o comunque dei partner che non abbiano un ruolo, no, oppure per esempio io faccio un esempio, sì, quest'anno. Quest'anno ho fatto un sacco di contatti di artisti, alcuni di locali, cioè centri di produzione culturale in Portogallo, perché sono andato a suonare un festival. Dove? A Porto? Sono stato a Porto, a Sonoscopia, che è un'associazione, un centro proprio di produzione culturale di musica acustica d'avanguardia. Sì. A Salò Brasile, a Coimbra, che è un altro, sono due posti splendidi, hanno accommodations per artisti, hanno senza una ricco, tra virgolette, Portogallo stiamo parlando, è Africa. Sì, sì. Sì, sì. Beh, sì. Studi di registrazione, eccetera, sì, eccetera, concerti ogni 2-3 giorni. Il festival era il mio festival, un incontro di musica improvvisata da Tubia da Baleia, non più di 3.000 abitanti. E poi a Lisbona, dove sono tornato a luglio. Per dire, io queste persone che ho conosciuto, che sono anche arriviamo anche a 60 persone, 60 contatti, tutto il massimo livello dell'ambiente dell'avanguardia portoghese, sono tutti potenziali partner. Sì, ma certo. Non solo potenziali, sono proprio partner, nel senso, sì, che adesso c'è un disco in collaborazione, sì, ne uscirà anche un altro l'anno prossimo, eccetera, eccetera. Sono già partner. Sì. Ieri si diceva, non basta che tu abbia Sonoscopia come partner, nel senso che faccio venire Gustavo Costa a Bari piuttosto che mando Luca Antonazzo a Sonoscopia a suonare, ma includerli in una parte di budget o di una quota di finanziamento, bisogna dedicarla ai partner. Ecco, questo esattamente che cosa vuol dire? Sì, e più in generale, qual è la maniera più funzionale di strutturare? Allora, partiamo dal tuo caso, no? Sì. Quindi tu hai un'idea progetto, vorresti sì, magari fare un progetto di itinerante di musica, sì, con il Portogallo, eccetera, già, no? Abbiamo iniziato, sì, senza informalmente. Sì. Allora, per esempio, prendiamo una linea di finanziamento, non so, che è quella del Cultura, sì, e ovviamente, per esempio, prevede minimo 3 partner, okay, no? E 3 paesi diversi. Sì. Quindi Italia, già Portogallo. Penso che lì ne avrai incontrati tanti, quindi ne devi trovare un altro. Quindi condividete l'idea, lavorate, sì, sull'idea, e quindi cercate, non so, adesso non so, sì, un festival di musica che ha una dimensione europea, che magari itinerante tra l'Italia, il Portogallo, sì, piccoli centri e l'Inghilterra, centri, per dire, sì, meno, sì, meno noti, sì, è quello già per la destagionalizzazione del turismo, è sicuramente sì, un'idea, sì, sì, un'idea, no? Voi avete un'idea, quindi già, diciamo, in qualche modo avete raggiunto il criterio, quello minimo di 3 paesi, 3 organizzazioni che comunque sono accomunate da questa passione per la musica e che vogliono creare un progetto a livello, diciamo, europeo. Che succede? Che quando tu scrivi il progetto, ovviamente devi scrivere anche il budget, e ovviamente ogni partner avrà dei costi, cioè delle attività che dovrà svolgere, quindi gli deve essere pagato il personale, gli deve essere pagato i viaggi, eccetera. Quindi sì, no, dico, sì, poi magari tu che sei italiano ti occupi del coordinamento, il Portogallo si occupa invece dell'aspetto logistico, un altro, cioè ogni partner avrà un'attività che ha una voce corrispondente nel budget.
Quindi, che cosa succede? Praticamente voi vi concordate anche sulla quota, no? Di budget da gestire. Non so, il portoghese dice: guarda, però io non ho una stanza per fare questa attività, quindi metti sul budget in altri costi l'affitto di una stanza. Praticamente, vi dovete un po' mettere d'accordo, perché ovviamente un partner potrebbe fare: ma io non entro in questo partenariato se devo mettere il 50% di cofinanziamento, e alla fine che mi dai solo 10.000 euro per 5.000 euro per organizzare un festival che richiede lavoro, impegno, quindi comunque anche i costi devono essere concordati tra di voi, costi e attività e devono essere, diciamo, finalizzati alle attività che andrete a implementare. Poi magari ci può essere anche un partner che è super impegnato, però vuole, perché già avete qualcosa in movimento, vuole comunque partecipare, e ti dice: guarda, io entro nel partenariato, ma mi occupo magari di fare non lo so, la valutazione, e do ovviamente le competenze per farlo, quindi ha comunque, diciamo, un ruolo tra virgolette marginale, nel senso che il cuore del festival sarà gestito dagli altri, però sempre rimanendo diciamo informato in rete e seguendo tutto il processo del progetto. Quindi come funziona? Che tu, capofila, fai domanda alle ACEA per questo, non so, 100.000 euro, sì. No? O, insomma, il tuo progetto ti costa 180.000 euro, no? Totalmente, finanziamento e cofinanziamento, però le ACEA ti sovvenziona il 50% di quei costi. Sì. Quindi ti darà 90.000 euro, e tu hai deciso che 50.000 te li tieni per te, 20.000 li dai al partner, 20.000 li dai all'altro partner, perché ovviamente gli servono per venire in Italia, per andare in Inghilterra, eccetera. E ovviamente in genere funziona così: se tu, capofila, ti prendi 5.000 euro, ovviamente ti accollerai una parte maggiore di cofinanziamento, quindi deve essere in proporzione. Magari tu cofinanzierai. Questi sono un po' accordi che bisogna fare all'interno del partenariato. Perché spesse volte capita che un'associazione ti dice: guarda, io non posso cofinanziare più di 5.000 euro. Quindi che fai? O gli dai in totale, gli dai altri 5.000 euro e quindi lui praticamente avrà a disposizione 10.000 euro per implementare quell'attività, oppure tu, che ti senti un po' più forte, quindi, che ne so, puoi coprire il 60% di costi di cofinanziamento, quindi loro comunque contribuiscono con 5.000 euro al cofinanziamento. E poi magari, non so, gliene dai 12.000, 20.000, capito? Dipende, sì, dire? Anche dall'apporto che loro danno al progetto. Sì, sì. Magari tu vuoi proprio che quell'associazione partecipa perché sai che hanno un'esperienza che ti piace, che vuoi sviluppare e condividere, allora dici: vabbè, non ti preoccupare, io faccio cofinanzio un po' di più, però io voglio che voi ci siete, che partecipate. Quindi anche a livello di budget, insomma, sei tu un po' che devi gestire, e comunque è sempre bene che sia una negoziazione, diciamo, a monte, perché sennò poi è brutto, poi in fase di gestione... Sì, magari ti dice, perché poi alla fine io sono sì. 7.000 euro e tu ce n'hai sì. 43, insomma, per dire. Sì. E poi diciamo, la pianificazione è importante, perché magari ecco, tu gli dici: ah, no, dovremmo fare questo in più, però non ci sono i soldi a disposizione. Quindi lì, se riesci a creare un buon spirito di partenariato, magari sai, no? Sono tutti motivati per quel progetto, e quindi magari cercano anche finanziamenti altrove per, no? E altrimenti invece, se no, non l'hai messa a budget, no, io non faccio niente. Quindi, cioè, in realtà non che gli amici o non vanno, quelli di facciata, ecco, cioè,
Cioè, per esperienza, diciamo, lavorativa, magari ecco, inserire per forza un'organizzazione perché viene da, non so, dall'est europeo, perché ecco, questa leggenda, no? Che magari sì, fanno attenzione a questo scambio ovest-est tra l'Europa, no? Questo scambio, perché ovviamente ci sono delle differenze culturali, no? In questo. E, specialmente nel settore culturale, però Deve cioè, se lo essere sempre metti, giustificato, sì, deve essere sempre realistico. giustificato. Quindi devi comunque lavorare con organizzazioni che lavorano bene, Che abbiano una sì, parte perché ti giustificata. cioè, nella fase di gestione a te ti facilitano il lavoro, poi tu sei il coordinatore, quindi tu devi raccogliere tutta la rendicontazione, devi stare attento che quello che è scritto nel progetto viene effettivamente realizzato, sei il referente con l'EACEA, quindi sei tu che firmi il contratto con È l'EACEA. I responsabile. partner sono, diciamo, responsabili. Per questo poi c'è un apporto, si sottoscrive un contratto di Contratto. partenariato, perché ovviamente ognuno deve essere consapevole del proprio ruolo, delle proprie responsabilità. E quindi, per esempio, in un contratto di partenariato tu scriverai, non so, la prima tranche ti do il 10% del grant, però tu non ti darò la seconda tranche se non mi rendi conti almeno il 15% del totale del progetto. Perché il finanziamento arriva a te, sei tu che poi lo distribuisci a tutti gli altri partner. Quindi, non so Sì, se ho no, è risposto. semplice, molto più chiaro. Quindi alla fine il team ideale per la strutturazione di un progetto di progetti di questo tipo sicuramente devono comprendere un commercialista. Ma può essere Beh, anche esterno comunque quello sì, esterno, può essere un sì, consulente esterno. sì, però Consulenze commerciali e legali. sì. Allora, in genere Sì, però sottoscrivere i contratti, no? sì. Però ecco una cosa, in genere il project management non può essere mai subappaltato, No, il coordinamento no. appaltato. No, solo il task Beh, cioè, nella ovviamente successione. il commercialista, insomma, ti aiuterà, però anche l'amministrativo deve essere interno. Sì, perché quella è tutta gestione. Sì. E Vabbè, però quindi, tu puoi essere responsabile mi dell'amministrazione. rivolgo. Sì, c'è un commercialista che, per la gestione quotidiana, a cui ti rivolgi per la gestione quotidiana della tua organizzazione. Però il management non può essere subappaltato, esterno, perché altrimenti non ha senso. Tu fai domanda per un progetto che poi non sai neanche coordinare o gestire, ma cioè io i soldi non te li do, Io non ho diciamo. ancora avuto l'idea, io Quindi. Marta, Sì, non so se come state? Ti vedo un po', Io non so abbastanza. se non va bene, Il cioè se ti coinvolgimento aspettavi da altro, video. se adesso No, ci un po' di sono, ma sì, confusione, no, se. sto comunque Tu sei nella fase a tre di cui dici, No, ma già tu magari. di responsabilità, sì, Sì. perché io mentalmente sto pensando a tutto quello che Che era c'è da detto, quindi in fare. genere, insomma, cosa pensate a quello che c'è da fare, da scrivere, perché sinora mi sono cimentata su bandi a livello comunale piuttosto che a livello regionale, ecco. E già a livello regionale comunque Un sono, po' più oppure, strutturali. sì, insomma, sono strutturati già in un modo, ovviamente, insomma, un bando serio, complesso. Quindi, diciamo, cioè, stavo mentalmente, insomma, vedendo un po', insomma, quello che io potrei fare, oppure le professionalità di cui avrei bisogno invece, insomma, per portare avanti, A insomma, livello europeo. il lavoro di un progetto. In realtà stavo riflettendo contestualmente. Sì. Sì, Magari facciamo 5 minuti di pausa, sì, poi
perché secondo me un po' più dinamica così. Sì, facciamo una cosa un po' più dinamica, poi eventualmente ritorniamo di nuovo al budget. Però perché comunque, come vi dicevo, la pianificazione è importante, quindi sì. Avere degli strumenti che vi aiutano a pianificare è molto importante, quindi adesso facciamo un pochino di pausa, ci riprendiamo sì, un attimo tutti e poi facciamo la pianificazione e poi eventualmente ritorniamo un attimo nel dettaglio del budget, magari vi faccio vedere anche quel kit di cui vi ho parlato, sì, sì. Vi faccio vedere anche il sito, il vecchio programma Cultura, quindi come anche velocemente sempre perché altrimenti non ci insomma sì, non riusciamo poi sì. Perché ci sarebbero anche tante cose da dire, però ci vorrebbe magari due giornate solo per fare quello. Quindi voi fate anche domande, perché certe volte mi sembra di dire cose scontate o no, cose che non lo so. Perché cioè, per esperienza a volte si cade proprio le cose che si danno per scontate, perché magari quando c'è una cosa nuova, no? Non so, parlando di bando, un nuovo criterio, un nuovo documento, allora in quel caso poni più attenzione, poi magari ti sei dimenticata dico una cavolata, la fotocopia della carta d'identità all'ultimo minuto, sì, cioè tutto quanto fideiussione eccetera, ti sei dimenticata la fotocopia della carta d'identità, quindi in realtà a volte sono proprio le cose più semplici che si danno per scontato e anche perché la prima selezione che fanno è quella a livello formale, se ci sono tutti i documenti senza neanche leggere l'idea proprio. Sì, sì, sì. Non c'è fuori un altro. Che bello, non c'è la capelletta. Via! No, a livello regionale alcune volte, sai, ti chiamano e ti dicono guarda, sì, hai sì, dimenticato questo quando fai l'integrazione, sì, sì, eccetera. A livello europeo non ti chiamano. No. No, con tutti quei documenti da leggere, ma che qualcosa che io posso evitare. Sì, li devi mettere sì, nell'ordine, in giù. In genere ti danno anche una checklist, quindi tu praticamente puoi segnarti, ecco questo l'ho fatto, allora ho raccolto tutti i curricula, ho raccolto tutti i documenti, ho tutti i mandate, ho tutti... Sì, dai, quella infatti è la prima cosa che faccio quando leggo un bando, sì, bene, sempre sì, insomma la parte un foglio in cui mi sento... Sì, tutti i documenti sì, servono. Poi forse è importante anche andare a leggere i criteri di esclusione, per esempio, sì, allora, durante questi anni di LLP è capitato alcune volte magari noi che non abbiamo messo un timbro, eccetera, però non era criterio di esclusione, loro magari ti dicevano, vabbè, rimandaci la dichiarazione d'onore con il timbro, oppure non hai cercato un box, e loro erano abbastanza flessibili, rimandaci, no? Il progetto approvato, rimandaci, perché non era un criterio di esclusione. Durante gli anni invece probabilmente per eliminare per selezionare hanno iniziato invece, ecco, se tu non checchi, sì, non ticchi quel box, sei escluso, quindi bisogna leggere e perciò sì, bene, cioè tu pensa che appunto sto dicendo, per questo è buono non essere soli in quei momenti, sì, sì, sì. È meglio che ci sia qualcun altro e dia un altro sguardo, perché ma proprio uno sguardo neutro. Ad esempio, quando partecipo ad un bando, anche insomma magari un bando al di là del settore cultura eccetera, per il settore in cui lavoro, di grafica eccetera, quando finisco di stilarlo, te lo faccio leggere chi non ci ha lavorato, per controllare insomma se innanzitutto si comprende l'idea eccetera e poi se tutto risulta in ordine, sì, perché sì, magari sì, tu l'hai letto così tante volte non ti rendi conto. Sì, 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 sì. No, è vero, sì, sì. Va bene. Ok, 5 minuti. 10.